A Messina si apre il 14° colloquio internazionale di genealogia, che è l'evento mondiale che raduna i più importanti studiosi di genealogia e storia di famiglia, che si riuniscono qui per trattare il primo colloquio mondiale dopo la pandemia. Viene fatto per l'utilità che ha oggi la genealogia e la storia di famiglia per tutti noi. Noi abbiamo il diritto di sapere da dove veniamo, qual è stato il percorso dei nostri antenati, indipendentemente dal livello sociale che godevano durante la loro vita. Lo scopo di questo convegno è studiare le pandemie nella storia. Proprio abbiamo preso spunto dall'ultima pandemia, questa del Covid-19, per poter informare dal punto di vista storico di cosa è successo nei secoli passati e cosa queste pandemie hanno fatto per trasformare la storia di famiglia di tutte le persone. Questo evento è importante anche per Messina perché a Messina sono successi dei fatti dal punto di vista sanitario realmente tragico, ma non solo. Non dobbiamo dimenticare gli eventi sociali caratterizzati dal terremoto del 1908 che ha distrutto la città e ha permesso negli anni successivi questa bella ricostruzione che fa vedere la città di Messina, una delle più belle città d'Italia. Se noi vogliamo sapere la storia della nostra famiglia, noi dobbiamo sempre basarci sui documenti. E l'inizio della ricerca che dobbiamo fare per conoscere chi erano i nostri antenati, la possiamo trovare attraverso gli atti che si conservano negli archivi storici dei comuni, dove troveremo gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei nostri antenati sino al 1° gennaio del 1886. Una copia di questi atti dovrebbero essere conservati anche presso l'Archivio di Stato, che raccoglie molto di più. Infatti, tutti gli atti preunitari riferiti agli acquisti, alle vendite, ai testamenti, ai patti dotali, e tutto quello che riguardava dal punto di vista pubblico all'interno di una famiglia. L'archivio di Stato è una miniera documentale utilissima per farci conoscere come erano i nostri antenati. E attraverso i fogli matricolari o gli stati di servizio per gli ufficiali, noi riusciamo a vedere realmente come erano i nostri antenati, quanto erano alti, quanto potevano pesare, se avevano dei segni particolari, il colore degli occhi e via dicendo. Ma io vi consiglio, se volete iniziare una ricerca per sapere la storia della vostra famiglia, di intervistare i vostri parenti anziani, i quali racconteranno tutto quello che ricordano che gli è stato detto dai loro predecessori. In questo modo voi inizierete qualcosa di importante, perché non dimenticate che indipendentemente dallo stato sociale che noi rappresentiamo oggi, la nostra famiglia ha una storia che merita di essere ricordata. Tutti apparteniamo a famiglie storiche e tutti dobbiamo conoscere i benefici che possono arrivare da questa conoscenza. Non dimenticate che nella ricerca genealogica c'è anche la ricerca del nostro DNA, il DNA genealogico che ci permette di sapere le migrazioni dei nostri antenati nel corso dei secoli, sino addirittura per il padre a 60.000 anni fa. È una storia bellissima. Sono momenti stupendi che non dobbiamo perderci e soprattutto ci possono essere utili per la prevenzione delle malattie genetiche. Non dimentichiamo noi uomini che abbiamo sia il cromosoma Y, quello maschile, e sia il cromosoma X, che dentro di noi c'è proprio passo a passo la storia dei nostri antenati. E
nel nostro cromosoma Y, cioè quello del padre, c'è un'immutabilità che risale a 60.000 anni fa.